Da un primitivo nucleo abitato di origine romana, prende forma nel Medioevo il castello di Cerreto. Passa dalla protezione di un consorzio di feudatari, tra i quali primeggiano gli Ottoni, alla giurisdizione di Fabriano nel 1390. Ha un proprio statuto ed è governato da magistrature locali. Inconfondibili i suoi elementi fortificatori. La porta giustiniana, un tempo, era collegata da una cortina alla torre pendente, detta di Belisario, di forma cilindrica, costruita in laterizio, tranne il basamento in pietra. Probabilmente si tratta di un rifacimento del XIV o del XV secolo. Il centro abitato è un prototipo dell'urbanistica medievale. Si snoda lungo 5 vie parallele che formano gli assi lungo i quali si dispone l'ordito del tessuto edilizio. Le mura castellane con scarpata presentano cortine con piccoli torrioni sporgenti per l'integrazione della difesa. Oggi delimitano il centro storico che per questo minuscolo comune marchigiano rappresenta un prezioso patrimonio culturale e architettonico. La rocca, detta degli Ottoni o Roccaccia, che domina la località delle Macere al confine fra Cerreto d'Esi e Matelica, ha origini alto-medioevali. La sua esistenza è accertata nel 1166, anno in cui gli Ottoni si incastellano a Matelica, cedendo a quel comune i propri uomini e i territori fra il fiume Potenza e il fosso di Rastia. Oggi dell'antica rocca restano pochi ruderi. La storia di Colferraio, frazione del comune di Matelica, è legata a quella della famiglia Ottoni. Anche se ridotto a villaggio, l'impianto del nucleo abitato è tipico del castello medievale. Particolare e interessante sono i rifugi scavati nell'arenaria ed oggi adibiti a magazzini o a garage. Nei pressi di Braccano, a pochi chilometri da Matelica, sorge l'abbazia di Santa Maria de Rotis, oggi trasformata in residio rurale. Si dice che Roti o Ruoti sta ad indicare il culto antico della ruota, ossia del sole. La sua fondazione si fa risalire all'VIII secolo ad opera dei Benedettini. Probabilmente poco dopo il 1000 non è estranea alla riforma romualdina. Nel 300 è saccheggiata dai matericesi insorti contro la chiesa di Roma. Numerose le chiese dipendenti, fra le quali Santa Maria della Piazza, cattedrale di Matelica. È retta da abati commendatari a cominciare dal 400. La storia dell'abbazia si conclude nel 1529 con la cessione dei suoi beni alla cattedrale di Matelica. L'uso improprio dell'intero complesso monastico, ormai manomesso, non ha sconvolto le caratteristiche ambientali che sono appannaggio dei luoghi dello spirito.